これはマセラティのシャマル、カリフをベースにかのマルチェロ・ガンディニがリデザインした車ですね。カリフというのはもともとビーターボをベースにした車ですから、これはあのマセラティの FR4 シータークーペのビターボカリフシャマルと続く最新作というわけです。でエンジンは 3.2 リッターの V8DOHC、 もちろんツインターボです。で最新型のチューニングで326馬力という、これは相当の高性能を誇ってるわけですね。でトルクが44キロ、2800回転という低い回転数で発生してます。これもチューニングの特徴です。でトップスピードはここに書いてあるように270キロということですから、これはもうスーパーカーの領域ですね。イタリアのジャーナリストジャンカルロ・ペリーニさんにインプレッションを語ってもらいます。Buongiorno. Ma trovo senz'altro che si tratta di una vettura molto, molto divertente soprattutto. Mi piace che è piccola, compatta, oltre a essere rossa. Il motore è eccezionale, il motore è veramente molto molto flessibile, ha molta coppia, si può guidare in sesta marcia e passare da 1500 giri fino alla, a 6000 la massima della velocità quasi. Ben frenata, ben equilibrata. La posizione di guida è abbastanza buona, mi piacerebbe un sedile un pochino più avvolgente. Il rumore dello scarico è molto gradevole, non è esagerato, non disturba. E il nuovo interno di Gandini trovo che sia un passo avanti nella modernità di questa vettura. マセラティレーシングってのはこれはどういう車なんですか？これはニニオンをベースとして2リッター V6 DOHC ツインターボエンジンで285馬力という高出力を出しているスポーティーなモデルですね。2リッターで285馬力ってことは相当のハイパワーということですね。これはマセラティチューバスコです。マセラティの作る新しいミッドシップカーですね。デザインはマルチェロ・ガンディーニです。で特徴はセンタービーム式のフレームで、これは昔のデトマソ・バレルンガとかマングスタと同じようなシステムです。シャマルと同じ 3.2 リッター V8 ツインターボですが、430馬力までチューニングしています。それではここでマセラティ社社長のアレッサンドロ・デトマス氏の話をお聞きください。Però la presentiamo in questa situazione e che intendiamo consegnarla al pubblico nel 1992. Stiamo provando l'alluminio e stiamo provando il materiale composite. L'idea da dove è nata, l'idea di tornare a fare questa macchina così fantastica, direi? L'idea è nata perché noi sentiamo il bisogno che la Maserati abbia quantomeno un piedino in un mercato che le ha sempre appartenuto. Il mercato della macchina, della super macchina, della macchina sportiva molto veloce, eccetera. E questo rappresenta quello. Chubasco は現在の段階ではまだモックアップの状態です。生産型はルーフが電動で後方にスライドする、いわゆるオープンタルガ方式を採用しています。デザイナーのマルチェロ・ガンディーニさんにお話を伺いました。Ieri sera abbiamo visto la Chubasco, che è una vettura bellissima, direi, completamente nuova, eccetera. Ed è ancora diversa da quella. La vena creativa del signor Gandini in fatto di auto sportive quando si esaurirà? Ma io spero che non si esaurisca. E in ogni caso, diciamo che io, proprio perché io lavoro per molte fabbriche di automobili sportive, sono più motivato di altri a rinnovarmi e a differenziarmi ogni volta. Ci vuole spiegare un pochino che cosa ha voluto fare con questa automobile? Beh, diciamo il concetto è sempre lo stesso, di riuscire a creare delle forme nella macchina sportiva che colpiscano la fantasia, e direi in questo caso, trattandosi di un'automobile che non è completamente nuova ma ristilizzata, di ricreare un po' la forma scolpita, un po' scultoria della macchina sportiva come noi la conosciamo.